Benvenuti o bentornati su Restrateci, io sono Rev e questa è la nostra campagna di Europa Universalis 4 Domination, il nuovo DLC, con gli ottomani. Allora, facciamo tornare a casa i nostri ragazzi dalla vittoriosa campagna da quelle parti. Ora, abbiamo parecchi forti, devo ammettere, tra cui forti che dovremmo probabilmente spostare, tipo questo a Salonicco. Lo voglio mettere qua dove ci sono le montagne. Scusate, singhiozzo. Lo metto anche già in costruzione. Questo è in una buona posizione. Ci sono i boschi da comunque un meno uno. Questo in realtà non è in una posizione troppo buona, ma idealmente vogliamo bunkerare tutta l'Anatolia. Probabilmente ne sposteremo questo qua qui. Qua c'è Ankara. Beh, ci pensiamo dopo, non devo fare tutto in una volta, ovviamente. Stiamo ancora aspettando il consigliere giusto, un giorno arriverà, si spera. Andiamo a velocità 4. Voglio fare guerra ai genovesi che controllano ancora queste isole qua. E anche ancora la Crimea. No, beh, non proprio la Crimea. Pezzi di territori qua. Kafa, Mantega e Azov. Sperando che la Crimea mi aiuti, dubito. Abbiamo eclissato i Mamelucchi. 100 di power projection. Per un bel po' ce l'avremo. Dopo questa guerra vittoriosa. Siamo molto più forti di loro adesso. Ora, dove sono le opzioni commerciali, perché l'embargo verso di loro non è più valido, quindi ci costerebbe in termini di efficacia commerciale. Torniamo su, truppe, tornate su, su, su. Abbiamo delle rivolte qua in arrivo, sicuramente in arrivo, visto che ho abbassato l'autonomia in tutti questi territori. Devo anche reclutare. Posso già fare un'ammiraglia? No, ma non voglio ancora fare un'ammiraglia. Recluto due galee. Recluto. Metto in costruzione due galee. Sono navi. Caraconiulo è purtroppo alleato con i Timuridi. Una situazione spinosa. Perché i Timuridi hanno comunque 30.000 uomini. Quindi potrebbe protrarre un conflitto per un bel po'. Adesso vediamo se facciamo questa guerra con i genovesi. Sì, dammi questi 50 punti diplomatici, mi prendo volentieri l'inflazione. Spingete, spingete, spingete. Eccolo qua, finalmente. Ora, tu mi costi 5.20, quindi tu avevi il costo dimezzato. No, aspetta, è a costo pieno? Più 3? No, è a costo ridotto del 25%. Era di un evento. Allora io recluto questo qua. Sono uguali, ma lui è più giovane, quindi è meno probabile che muoia. Avendo noi un commerciante, un trader e un master of the mint, un maestro della zecca, ci sono buone probabilità, man mano che passano i mesi, che ci parta l'evento che può partire una volta a campagna, le riforme radicali, che è un evento molto forte che dà molti punti. Convochiamo una dieta. Facciamo ciò che ci chiedono. Fammi un po' vedere. Quella missione lì. Che richiede quattro agende completate. Non abbiamo completato quattro agende ancora di nessuno. Allora continuo a fare quello che chiedono i mercanti. Chiedono di sviluppare Costantinopoli due volte a livello diplomatico, che è la cosa migliore da fare, visto che abbiamo i diamanti. Abbiamo fatto un bel po' di soldi. Con questi soldi che ci hanno dato i mercanti ripaghiamo. No, il prestito è troppo grosso, non lo ripaghiamo ancora. Ignorate quello che ho detto, tanto è solo un prestito, non è grave, lo ripagheremo a breve. La fedeltà di tutti gli estate è sopra 50, quindi riavochiamo a noi terra demaniale senza rivolte. Siamo arrivati a 26%, abbiamo quasi raggiunto la magica quota 30%, la quota senza malus. Insomma, senza problemi gravi. In realtà si vuole andare verso il 100% eventualmente in una partita lunga. Dichiariamo ai genovesi con casus belli
Allora, intanto Trebisonda, nostro vassallo, aveva fatto dei claim su Mantrega e Kaffa, perché sono di cultura pontica, perché queste appunto è Teodora e Gotica, ma sono sempre influenzati, sono culture del gruppo greco, quindi Trebisonda era incentivata a fare claim, poi loro ce l'hanno come cultura primaria, magari, ah, non credo di fidarli direttamente a loro, vedremo cosa fare. In ogni caso, noi dichiariamo per queste due province. Anche perché c'è una missione che ci chiede 40 province nella zona anatolica e noi ne abbiamo 38 e queste contano. Quindi poi completeremo ancora quella. Per Sciò o Lesbo è uguale. Sono alleati con Lucca e la Borgogna, ma noi chiamiamo la Francia e la Borgogna certamente non manderà truppe in Turchia da lì, da città laggiù. Non credo proprio. Dichiariamo. Si va. Non ho controllato la flotta dei genovesi. Quante navi avete? 25 in tutto. Ah, figurati allora. Figurati se hanno abbastanza galee Ok. Allora, la Borgogna ha dichiarato crociata contro di noi. Che vuol dire che hanno un po' di bonus. Anche Genova avrà un po' di bonus. Ma non è niente di grave. Non preoccupatevi. Non è così grave. Intanto con questi. Questo spy network che abbiamo sui Mamelucchi. Iniziamo a fare altri core. Magari. Ah no, non conta nulla. Altri claim, volevo dire. Un claim ci è costato 90. Per intenderci. 90, visto che abbiamo già claim su tutto l'Egitto. Quindi scala. Questa rete di spie la giro. In realtà ottengo dei claim permanenti poi dalla missione dell'Anatolia, quindi probabilmente questa rete di spie la rigiro verso Napoli. Napoli è alleato con l'Austria, quindi non si fa sicuramente guerra a Napoli. Sbarcare tutto sarebbe abbastanza complicato. Vediamo, la rigiro davvero verso Napoli per adesso. Ora occupiamo queste isolette. Fammi spostare un po' di truppe, ma non troppo. Allora, fermiamoci. Fermatevi qui. Lascio 3.000 uomini da un'altra parte. Perché non voglio prendere troppa attrition, troppo logoramento. Non mi fai marciare fino a lì? Non mi fate passare. Vediamo se questi ci fanno passare. Finite, mi fate passare? Gazimunuk. Sì, ci farebbero passare, però siamo al massimo delle relazioni. Costa un punto. Potrei sbarcare con le navi, eh. Quanti trasporti abbiamo? 12. Vediamo com'è la situazione intanto. Se ci sono truppe genovesi da quelle parti. Abbiamo occupato già Lesbo, adesso occupiamo anche Sciò. Ci sono rivolti in arrivo, ne sono conscio. Principe governatore della frontiera. Cosa sarebbe un nuovo erede? Ok. C'è uno dei nostri eredi che si è dimostrato un comandante militare valido. È un valido Gazi, cioè un guerriero sacro, insomma. Ah, ok, l'evento è dovuto al fatto che c'è una crociata contro di noi. Ok. Quindi possiamo cambiare erede. Ci darebbe 2-3-3, un erede 2-3-3, che non è un granché. Piace agli ulema perché è molto pio. E la provincia di Sugla otterrebbe uno di sviluppo. Ma il nostro attuale erede è superiore. Ah, il problema è questo. Riduce un pochino il claim di Mustafa, del nostro attuale erede. Perché c'è stata la dimostrazione che c'è qualcun altro competente. Speriamo che la successione sia tranquilla. Speriamo, speriamo. Tanto voglio costruire due trasporti eventualmente anche. Ne metto uno in costruzione a Gallipoli, se no facciamo solo la coda a Costantinopoli, non finiamo più. Ah, ma la Borgogna ha dichiarato. Cos'è successo alla Borgogna? Ah, c'è stata l'eredità. Sono finiti in unione col Palatinato e quindi sono stati cacciati fuori dalla guerra. Ok. Quindi adesso la Francia potrebbe addirittura andare. Anzi, guardateli.
Stanno andando a occupare Genova. Perfetto. Abbiamo finito i core da queste parti. Il che vuol dire che probabilmente ho altri posti dove ridurre l'autonomia? No, c'è ancora il separatismo e tutto. Non è ancora il momento. Abbiamo già fatto un buon lavoro con l'autonomia comunque. La Crimea qua se le prende dall'Orda. La cosa strana è che l'Orda... Ah, giusto, non mi ha fatto ridurre l'autonomia perché sono in guerra. Quello è il motivo. Non ci avevo pensato, scusate. Stavo dicendo... La Crimea, voglio dire, l'Orda, controlla ancora Saratoga per caso? Controlla ancora Saratoga. Fin tanto che controllano Saratoga, se non sbaglio, Mosca continua a pagare un costoso tributo. Quindi vuol dire che non se la sta passando bene la Russia. Comunque, per adesso non c'è la Russia. I moscoviti non se la stanno passando troppo bene. Fino a quando non riescono a forzare via quel tributo, sono molto deboli. Ripaghiamo il prestito finalmente. Ora occupiamo le fortezze genovesi lì in Ucraina. Andiamo anche di qua. Ah, guarda, stavano provando a reclutare truppe. Ciao! Tier 3 di riforma di governo. Burocrazia. Ci sono svariate cose interessanti. Abbiamo anche una riforma unica, semi-unica per gli ottomani, nel senso che rende i pascià più efficaci e più utili, i governatori locali. Guardate, ci danno 33% di tasse extra e meno uno di unrest, meno rivolte nelle province di culture non accettate, culture straniere. Ci potrei pensare, ci sono anche altre cose molto interessanti. No, questo disabilita la dieta, non vogliamo farlo perché ci sono missioni che ce lo richiedono. Espandere la corte reale aumenta il progresso, la velocità di progresso di riforma, quindi prendiamo le altre più velocemente. Potremmo prendere questa e poi cambiare. Burocrazia decentralizzata è utile quando si diventa enormi e noi tenderemo a diventare enormi, quindi si può valutare bene anche questa. Pure la monarchia centralizzata non è brutta, non è pessima, questa non mi piace. Rappresentativi della corona. Faremo tanti vassalli sicuramente. Non so se contano i vassalli nuovi degli ottomani unici, gli eyalet, in questi bonus. Più 25% di tasse dai vassalli e più truppe, più force limit contribution. Allora, prendo questa. Che mi dà... Aspetta, però questa aumenta l'influenza degli estate. Sembra una cavolata, ma aumenta l'influenza anche dei giannizzeri. Quindi è un no. Assolutamente, non voglio aumentare l'influenza dei giannizzeri. Prendiamo davvero questo. Quindi il sistema provinciale di governo, assegnare i pascià, un po' di decentralizzazione in un certo senso, poi non fa crescere l'autonomia. Più 15 di tasse. Più 25% entrate dei vassalli, meno 25% costo di promuovere una cultura, quindi risparmiamo un po' di punti diplomatici. E nelle province dove assegniamo i pascià, praticamente il bonus ci toglie il malus, compensa il malus della cultura non accettata, perché quel bonus extra è solo nelle province di culture non accettate. Sì, mi piace. E poi alla fine ha senso, siamo gli ottomani ed è quello che storicamente hanno fatto. Poi la possiamo sempre cambiare dopo, più avanti nella partita, volendo. Avere poi... Si potrebbe mettere la burocrazia più centralizzata. Separatisti curdi, andiamo a prenderli. Preso anche Kaffa. Andiamo ad Azov. Immagino che la Francia, esatto, ha già occupato Albenga, adesso occupa anche Genova. Giudice di talento. Ci darebbe un consigliere dimezzato, ma non ci interessa al momento, quindi può stare lì dov'è. Fammi un po' vedere. Guardate qua, facciamo le caserme a Costantinopoli, più 2000 di manpower. 65.000 di manpower massima, e comunque abbassare l'autonomia ha già dato i suoi frutti. Sono tentato. Caos religioso, va bene, che escano i ribelli.
cioè, non avevo davvero motivo di affrontare i ribelli, devo essere sincero. Non avevo motivo di affrontare i ribelli perché tanto la decadenza non fa quasi niente in questo punto della partita. Ma facciamo Army Tradition così, macellando ribelli, che è un po' bassa, è solo a 43. Il sultano sta un po' male, deleghiamo un po' di competenze agli Umera. Un po' meno tasse, ma meglio che l'autonomia che sale su. L'opzione di delegare le competenze ai mercanti è peggiore rispetto a quella di delegare ai nobili. Tendenzialmente peggiore. Fammi riconsolidare le truppe. Dobbiamo andare a prendere qui i ribelli ribellini. Ribelliosi. Fammi un po' vedere quant'è il nostro force limit militare. Possiamo reclutare più truppe, sicuramente. Lo facciamo. Notate che sto reclutando cavalleria. Faremo una build militare che usa un po' di cavalleria. È cambiato abbastanza il meta della composizione degli eserciti. Se ne può poi parlare. Stavo dicendo prima di andare verso una tangente. Sto pensando seriamente. Ingaggiamo con questi. Di occupare la Corsica e prendermela. Sto pensando seriamente. Vediamo. Probabilmente causa già abbastanza aggressive expansion. La situazione è così. Quindi non è il caso. No, non state tutti qui, per favore. Non tutti nella stessa provincia. 34% di war score. Cosa devo fare? Andare a occupare Lucca? Su, su. Dobbiamo aspettare che la Francia finisca sto assedio. Ci vorrà un po' a quanto pare. Ecco due trasporti. Il che vuol dire che adesso ne abbiamo 14. C'è una missione che richiede di avere un certo numero di trasporti per salvare i rifugiati mori di Granada. Ah, probabilmente ci servirà a breve. Stavo dicendo, Granada è ancora, sta ancora bene, è in salute. Non a lungo, a quanto pare, non a lungo. Tutte le cose belle sono destinate a finire. Trasporti. Andiamo davvero a occupare la Corsica? Che dite? Ci arrivano informazioni. Ah, ok, perché il nostro maestro della zecca è armeno, quindi. Saggezza straniera. Integriamo un po' tutto. Ok. 50 punti amministrativi. Alla faccia. Non faccio altri stati per adesso. Anche perché potremmo fare delle compagnie commerciali già in Siria. Oh sì. Compagnia Levantina. Potremmo fare delle compagnie commerciali in Siria. Perché noi contiamo come potenza europea. Quindi è già un'altra macroregione. E quindi si possono fare le compagnie commerciali. Aumenta un po' il costo di governo. Otteniamo meno manpower. Però potrebbe sbloccarci un altro mercante a lungo andare. Allora, facciamo così. Faccio davvero delle compagnie commerciali qua. Soprattutto qua. Qua posso ancora farla, sì. Qua anche. E ovviamente qui che c'è il centro di commercio. Che dobbiamo poi portare su. Se vogliamo rendere questa compagnia commerciale competitiva. Andiamo a vedere. 30%. 58? Abbiamo il mercante? Ma che, davvero? Abbiamo già un mercante in più? Questo mercante in più lo mandiamo a spingere. Da dove vogliamo spingere? Dalla Crimea. Da Alessandria stiamo già spingendo. Da Aleppo anche. In Persia non abbiamo abbastanza potere. Spingiamo dalla Crimea. Ah, non ce l'ha ancora contato il mercante. Dobbiamo aspettare che passi un mese. Tanto imbarco davvero questi cristiani. Si fa per dire, non sono cristiani.
vado a occupare la Corsica. Poi vedo cosa farne. Intanto fa war score. Fa brodo, fa brodo. Aspetta, aspetta, che mi hanno di nuovo scoperto i napoletani. Ma questa volta faccio un bel claim su Bari. Bari. Metto a migliorare le relazioni con la Francia, che le voglio ben alte. Richiamo questa spia, che mi serve un diplomatico per fare pace. Ora abbiamo il mercante in più, lo mandiamo in Crimea. Lo mandiamo a spingere più commercio verso Costantinopoli. Beh, abbiamo fatto 3 ducati di boost quasi, quindi ci piace. Imbarcate, il conflitto tra Zeynep e la sultana. Mia moglie sta litigando, ma che fastidio. Dunque, potremmo... Allora, se ci schieriamo con nostra madre, ci arriva una nuova consorte 644. Allora, la consorte conta poco perché nostro figlio è adulto. Però dovesse succedere qualcosa di grave al nostro figlio prima di noi. Vabbè, c'è la meccanica dell'harem. Ok, però c'è il rischio di... Praticamente riduciamo... Sto pensando, perché bisogna anche considerare il nostro erede. Ok, lasciamo che il conflitto peggiori, tanto è solo un meno 10 di forza, insomma, di claim del nostro erede. Comunque ha 89, quindi non è affatto un problema. Se devono litigare... Mia madre e mia moglie. Che litighino. Pure nel gioco ste cose adesso. Vabbè, va. Mai una gioia. Facciamo un workshop qui. 0.15. Da production. Ah, però lì la trade company mi conveniva in realtà. Aspetta. L'avevo appena messo, quindi mi ridà tutto. Faccio il mercato. Per il semplice fatto che voglio che la situazione qua sia solida. Lo so che abbiamo 58.4%, ma in qualsiasi momento magari potrei aver bisogno di più navi commerciali per proteggere il nodo. Poi ci sparisce il mercante, poi diventa un fastidioso avanti e indietro se ci sparisce il mercante. Invece così è tutto sotto controllo. Con il mercato in più otteniamo un altro 2-3% probabilmente. Sbarchiamo in Cors... No, non sbarchiamo in Corsica. Quante navi hanno questi? Con Genova hanno 10 galee. Riusciamo ad affrontarli considerati bonus? Ok, sì, si stanno ritirando, quindi probabilmente ce la facciamo. Ma dobbiamo fare uno sbarco, perché in realtà sono bunkerati in Corsica. Ok, no, non voglio... 13.000 uomini, c'è il rischio che non riescano a sbarcare contro quegli 8.000. Con tutti i malus. Abbiamo perso il nostro claim sul Salento? È già finito? Vabbè, l'ho appena rimesso su Bari, quindi. Bari, Salento. Uguale. Andate a prendere sta gente che sta assediando un forte. Sto aspettando che finisca l'assedio di Genova, è a 35%. Intanto posso chiedere a Lucca un sacco di soldi adesso. 35 ducati non sono un sacco di soldi. Gli dico anche di spingere il commercio nella mia direzione. Bene così. Grazie Luca. Vediamo se i Timuridi sono in una situazione svantaggiata. No, stanno vincendo una guerra con Chagatai. Questi Timuridi sono molto forti. Devo dichiarare guerra a Karakoy, Yunlu. Hanno un sacco di uomini qua. Non è mica facile per me. La soluzione è... Ingraziarsi i Timuridi, migliorare le relazioni con i Timuridi, allearseli poi eventualmente. E finito tutto questo, alzare i favori e farli rompere l'alleanza con Karakoyunlu, così possiamo pulire facilmente la zona. Mi sono reso conto che si inizia il gioco garantendo Ragusa. Che se la conquistino pure i veneziani. Tanto io poi me la prendo dai veneziani. Adesso togliamo la garantigia da Ragusa. Dov'è? Revoke, revoke, revoke. E che caspita, non me ne faccio nulla. Scusami tanto, Ragusa.
Sa, fate cadere Genova, non ce la fanno. Non ce la vogliono fare. Abbiamo finito un'altra galea. Grazie. Dottrina navale, grande marina turca, una dottrina ovviamente unica degli ottomani, più 20% di force limit navale, tante navi in più che possiamo tenere. E le navi costano 10% in meno, quindi spendiamo questi 215 ducati. E ora abbiamo adottato questa dottrina unica. E per festeggiare espandiamo la flotta. Facciamo già un'ammiraglia? Facciamo già un'ammiraglia. Voglio fare un'ammiraglia commerciale. Gli diamo una bella mappa, insomma, che dà più uno di potere commerciale per ogni singola nave nella flotta. Li facciamo andare più veloci che anche aiuta. E cos'altro facciamo? C'è una cosa importante qua, non c'è, me lo sono sognato. Potremmo dargli un Jolly Roger di scorta, una bandiera pirata così da tirare fuori quando vogliamo farli fare i corsari, ma no. C'è? Non c'è la tradizione guadagnata facendo sta. No, beh, la tradizione si guadagna sempre proteggendo il commercio, ma ero convinto ci fosse un modificatore. Devo essermelo sognato. C'è possibilità dell'ammiraglio di guadagnare un'abilità. Va bene, allora semplicemente più morale della flotta nel caso debbano combattere. E questa ammiraglia la chiamiamo Donner. La O non è quella giusta, perdonatemi, non ho la O con la diesi sulla tastiera, dovrei tirarla fuori da chissà dove. E ovviamente espandiamo anche la flotta commerciale, fammi vedere. Sì, facciamo un po' di navi commerciali, non è ancora il momento tanto di avere quelle più avanzate. Così riusciamo a spingere più commercio possibile via d'Alessandria. Dalle grinfie di Genova e Venezia verso Costantinopoli. Quella è l'idea. Voi siete alleati con l'Ungheria e avete pure Venezia che vi garantisce. Però io potrei chiamare la Francia in questa guerra, in realtà. Eventualmente, non adesso, eventualmente potrei chiamare la Francia. Fammi reclutare un po' più di cavalleria qui. Sto aspettando che questi facciano cadere Zena. Zena in vita. Abbiamo. Guardate quanto siamo avanti con i punti militari. È un peccato nel senso che voglio prendere idee aristocratiche, che sono idee militari, ma non posso ancora ovviamente prendere questa tecnologia. Usiamo i punti militari per sviluppare un po'. Mettiamo in ordine per da qua, praticamente. Si va nel punto di ottimo. Ok, abbiamo sprecato. Abbiamo investito un po' di punti. Quella è tanta manpower in più. Quindi non sono sprecati. È sprecato quando aumenti le base tax con i punti amministrativi. È tra virgolette sprecato perché non è molto efficace. Separatisti Kandari. Il Papa ha scomunicato Venezia. Interessante. Per noi è abbastanza interessante. Tra l'altro la crociata contro di noi sarà ancora valida. Boh. Chiediamo al Papa. No, non chiedo al Papa. Non me ne frega niente. La Borgogna non esiste neanche più. Vedete che il Palatinato se l'è ereditata. Ah, interessante. Sono andati a dei conti asburgici i domini delle Fiandre. A tre conti diversi asburgici, che però non hanno alcuna relazione con l'Austria, ma neanche col Palatinato. Palatinato praticamente ha ottenuto questi territori e quelli sono indipendenti. Fammi un po' vedere se adesso il Palatinato ha una possibilità di diventare imperatore. No. Al momento ognuno vota per una persona a caso e quindi probabilmente passerà sempre l'Austria. Capisco. Spero che l'Austria muoia in fretta. Non succederà, ma si può sperare. Altri separatisti. Tra l'altro è caduta. No, non è ancora caduta Genova. Però
Non sto reclutando altri giannizzeri, come state sicuramente vedendo, perché non voglio dargli troppa forza, troppa rilevanza. Mi hanno fatto venire paura negli episodi precedenti, quindi adesso prendiamo tutto per le pinze. Con le pinze. Vedete che l'influenza è alta, ma anche la fedeltà comunque va verso l'alto. Dobbiamo riuscire a ridurre uno di quei, a togliere uno di quei privilegi eventualmente. Fammi investire questa fiducia qua con la Francia. Abbiamo raggiunto 80. Siamo quasi a 90, perfetto. La questione dei diritti. Ah, praticamente Trebisonda, solite storie con i vassalli. Abbiamo dei territori che apparterrebbero a loro, hanno pretese, vabbè. Non hanno capito che adesso possiamo promuoverli a Eyalet. Che è il nuovo tipo di subject degli ottomani. Sto pensando, però non sono sicuro di come funzioni. Dobbiamo forse iniziare a vedere. Allora, non sono chiamati automaticamente nelle tue guerre e non possono essere annessi. Non possono essere annessi tranne praticamente prima bisogna riassorbirli parzialmente, prendere le redini, farli abbassare la testa. Vabbè, c'è una missione, credo più in là nel mission tree. Tuttavia, garantiscono manpower, quindi truppe e marinai addizionali. È una specie di marca. È una specie di marca ottomana. Nel caso di Trebisonda, sto pensando, li voglio assorbire. In realtà siamo già in là con la capacità di governo. Ci sono altri territori che voglio prendere direttamente. La trasformiamoli in un'eyalet. La cosa bella, ragazzi, è che diventano verdini. Quindi devi proprio concentrarti per dire: ah no, non sono territori miei. Andiamo a vedere un po' cosa hanno di unico. Dunque, la schermata sembra simile in tutto e per tutto. Mazza, si sono indebitati un bel po'. Si sembra un normale vassallo. Sì, è praticamente lo stesso per adesso, ok. Con calma vediamo. È caduta Genova, era ora. Facciamo questa pace con i genovesi. Prendiamo queste isole. E quelli. Prendo anche la Corsica. Il problema è che poi se prendo la Corsica devo andare di continuo. Beh, li potrei assegnare un pascià e poi fare di tutto per ridurre l'aggressive expansion. Si potrebbe anche fare così. Coalizione? No, nessuna coalizione perché sono solo tre stati che non contano nulla. Sono tentato di prendere davvero anche la Corsica. Non prendo Genova. Genova sì che sarebbe problematica. Anche se caspita, occupare già Genova sarebbe divertente, ma no. Troppo ambizioso per adesso, ci facciamo dare dei soldi. La Corsica, però, la prendo. Sì, perché no? Queste province qua, stavo pensando di darla a Trebisonda. Cosa dite? Così non dobbiamo governarle direttamente noi. Ne avete di navi? 6. Ho capito che vi devo ripagare i debiti qua. Sì. Pure questa. Tra l'altro, gli eyalet. Ok, la differenza abissale è questa. Non prendono uno slot. Non prendono uno slot diplomatico, questa è una differenza enorme. Certo che la Crimea potrebbe. Ah, probabilmente dovrei prendere un territorio comunque qua in zona per essere vicino alla Crimea. Così poi possiamo vassallizzarla. Perché perde quel meno 39. Si possono migliorare ulteriormente le relazioni, la fiducia. Allora facciamo così. Caffa, che comunque è un centro di commercio, lo controlliamo direttamente noi.
Fammi girare l'occupazione. Tutto verdino, mi confondo. Dove sei? Ottomani. Il resto lo diamo a Trebisonda. Ci prendiamo davvero la Corsica. Dei ducati che non arrivano tutti a noi, arriverà un sacco alla Francia, purtroppo. Fatto! Tutto verdino, tutto verdino. Completata la missione unificare l'Anatolia, era ora. Succedono due cose importanti. Uno, un evento che ci triggera un modificatore per 15 anni che dà in tutta l'Anatolia più 15% di manpower, molte truppe in più e l'autonomia che va verso il basso. E dei claim permanenti, delle pretese su tutto il Mashriq, cioè qua in Mesopotamia verso l'Iraq, e tutta la Caucasia, tutta questa zona qua. Piatto ricco, mi ci ficco. L'evento che parla di tutti i vari beylik, i piccoli turchi ribelli, la capra bianca, che era Hak Konyolu, gli armeni, i curdi, i greci pontici, tutti adesso si inchinano al sultano. Fatto. Perfetto. Ora adesso vediamo. Sì, direi che è vassallizzabile la Crimea eventualmente. Bisogna lavorarci su, ma è fattibile. Fammi richiamare. No, non devo richiamare le truppe sono già qui. Ci sono dei ribelli in arrivo? Separatisti in Siria e ad Eretna. Eretna è qui. E questa nazione qua è un beylik minore. Spostiamoci. Spostiamo anche questi altri. E andiamo avanti a reclutare. Tre armate perché all'inizio della partita il force limit è basso, il che vuol dire che si prende un bel po' di attrition, si perdono un bel po' di truppe a fare delle armate grandi, perché le province non riescono a sostenere troppe truppe. Quindi, ora che c'è questo Eyalet, possiamo comunque sposarci con loro, ma se ci sposiamo probabilmente prende lo slot, quindi non lo voglio fare. Andiamo a pagare i loro debiti, se no non riescono a generare truppe. Fatto. Tra l'altro cosa dice qua? Perché c'è un mercante qua? Non ci garantisce mica un mercante. Ah, ok, ci garantisce le seguenti con i seguenti bonus. 25% di tasse, production efficiency. Se fossimo ortodossi ci darebbe ancora più cose, ma vabbè, non importa. Ah, aspetta un attimo però, posso chiedere loro di convertirsi, forzare la religione? No, non c'è? Ah sì, c'è. Bene. Abbiamo fatto diventare Trebisonda un pochino sunnita, ma anche un po' arrabbiata, 62% di Liberty Desire. La cosa buona è che abbiamo completato un obiettivo per la prossima era, che è appunto convertire un'altra nazione. Ci fermiamo qui. Guerra vittoriosa con Genova. Abbiamo provato una nuova meccanica. È solo il 1473 e siamo la prima grande potenza. Lasciatemi un bel commento, supportate la serie, per favore. Aiuta davvero molto. Io vi ringrazio. Alla prossima. Ciao.